prima parlavamo con Drex e dicevamo che è uno scandalo bloccare il Parlamento italiano su una discussione se bisogna tagliarvi o no la coda. Comunque questo è il tema della trasmissione di Porta a Porta che vedremo subito dopo il TG1 di mezzasera. Michele, con il mitico proprietario, gestore, non so, Casper Caparoni, il cane Rex che abbiamo già visto, che torneremo a vedere durante questa trasmissione. A tra poco. Buonasera al pubblico di Porta a Porta, buonasera a tutti i nostri ospiti, stasera cominciando dai cani che sono i veri protagonisti. Taglia la coda nel caso specifico del braco italiano, che è una tradizione, una storia che risale a prima. Ma lei già gliela tagliata? Questa coda viene otazione fatta senza che il cane senta nessun male o dolore. E mio nonno e i miei zii che praticavamo la caccia avevamo questa attività come... seconda attività importantissima, era, si metteva e la coda dopo 3-4 giorni cadeva da sola senza nessun dolore. Assolutamente. Adesso ci impongono delle cioè il problema è un altro. Io credo che ci siano, prima di approvare leggi di questo tipo, qualsiasi attività, qualsiasi taglio, capisco il cane ha un'attività intera. Lo scopo di porre fine a... che esiste e nata in quei paesi possa essere, possa avere la coda tagliata. Ma perché questi deve avere la coda tagliata se il cane nasce la con la coda lunga? Noi stiamo chiedendo, chiedendo di tagliare la coda al Meticcio o di tagliare la coda al pastore tedesco. Stiamo chiedendo di non tagliare. Possiamo sentire il parere? Scusate, noi abbiamo Katia Ricciarelli, però ci sono degli studi che faccio in casa mia. Io ho 14 cani. Caspar Caparoni, protagonista del commissario Rex. Rex è venuto qui per gli spot, poi è andato a farsi una passeggiata, allora, ci raggiunge da poco. Caparoni, 5 cani, tutti pastori svizzeri bianchi. Sì. E come... non c'è bisogno del taglio della coda, quindi io da questo discorso sono fuori. Però non è solamente questo. Io capisco il discorso di entrambi, nel senso basta anche guardare un po' la qualità del tipo dei cani. Cioè, la loro sono meticci e lui ha un classico... cane da caccia italiano, e come il braco, come... i punti di vista sono... C'è un quadro del Mantegna e Vittorio Sgarbi può aiutarmi. Ma la storia ne parla. Del 1300. 1470. Con la coda già tagliata. Perché un cane vale il suo 6 di razza se invece è meticcio da puntare. No, ma non è che il valore è quello. Non ho detto quello. Caparoni, per favore. Io adesso mi voglio mettere un po' a metà, perché il discorso bisogna anche... Ripeto, c'è chi ha questi cani che diciamo li cura da tanti anni e che hanno dei veri e propri standard. Ora, come questo, ci sta anche altri, tipo il boxer, ci sta anche lo spinone, ci stanno tanti cani, il Rottweiler, ci sono tanti cani che finendo chiaramente questa era loro, cambierebbero chiaramente anche la loro morfologia. Che magari da un punto di vista di chi ama la razza è terribile. Sarebbe la fine degli allevamenti. Animalista, allora, la fine degli allevamenti. La fine è anche la fine della caccia, forse. No, la fine della caccia. Sarebbe la verità che nessuno ha il coraggio di dire. Qual è il suo elencato, infatti, non a caso ha fatto un preciso elenco. Un preciso elenco di cani. E io ho ascoltato con attenzione, o erano cani adoperati per combattimenti, oppure cani da caccia, perché la verità
realtà qual è? La coda sa che cosa, bene o male, cosa infastidisce il cacciatore, oppure purtroppo, perché per i cani da combattimento veniva tagliata, perché questa è anche un'imprecisazione. Però è stato un tempo, poi ora naturalmente non lo sto dicendo che tutti i cani, però è nato per questo motivo, perché è un punto di presa, è chiaro, e invece per i cani da caccia non è per questa. Angelo Bonetti con il suo secchio, presidente dei Verdi, buonasera. Allora, Angelo Bonelli. Il punto è che noi non potremmo mai chiedere al cane se tagliargli la coda è una cosa che offre. Madonna, se questa cosa vi preoccupa molto. Si fa tagliare mezza coscia. No, mi faccia finire un attimo. Fermati. Gli altri paesi perché non hanno recepito o non hanno fatto? Fa come una valanga, solo da solo. No, prego cortesemente se posso concludere. Se, siamo, molta... se devo aspettarmi... Innanzitutto io voglio chiarire con chi sono venuto. Perché dividiamo che sta in Parlamento, vuole sconfiggere il traffico. Posso dire una cosa, una precisazione? Prego. Un Jack Russell può staccare un dito di un bambino tranquillamente, non è la mole. Sì, è vero. Quindi bisogna anche su queste cose essere molto attenti, perché il cane può essere pericoloso, alto mezzo metro e due metri di altezza. Quindi la bella di così no, cade il volume. Sono razze codificate come pericolose. Capito, ma se esistono, esistono. Scusate, no, la logica, se esistono delle razze pericolose, voi quali dite sono che le razze pericolose? Io non lo so, la umana. Non ci sono razze pericolose, ci sono cani umani. Ha detto quella umana, ha detto quella umana. Era una battuta di Perro, ha detto quella umana. Che è quella. Quando... Ma se uno guida un Ferrari a 18 anni, non ha mai guidato una macchina, va a 300 all'ora, gli dai il Ferrari, ho paura che qualche cosa di grave potrà allora fare. Giustissimo, come ci tuteliamo? Allora cioè, non il Kleiner va venuto a chi sono i cani che hanno la questione di educazione, non diciamo è una questione di educazione, di esperienza. Padrone, ma diventa più facile fare aggredire un cane. Scusate, che no, è più doloroso perché un Kleiner sicuramente fa più danno. Allora. Obbligo di portare con sé la museruola. Il padrone, se c'è, no? Se c'è il guida... Oppure di magari aggressività nei confronti di altri animali. È corretto che io... Apponga. Ok, sono d'accordo con te. Quanti sono? Ma allora, proprio se il professor Sgarbi mi prenderà in giro. Lei, io però, bisogna se volete educare le persone, se volete educare le persone, dovete cominciare a non fare tutto nel bambino. Non si può, dobbiamo stare coi piedi per terra. Ma non è che bisogna stare.